bilancio del 2011 solare è che abbiamo fatto 1 miliardo di punti, perché al girone di ritorno abbiamo fatto 30 punti e 36, che non è ancora finito il girone di andata, quindi se calcoliamo l'anno solare abbiamo fatto 66 punti, mi sembrano pochi. La forza di questa squadra non è stato il singolo, l'hanno sempre dimostrato, ma è stato il gruppo coeso, il gruppo che lo spirito di squadra che ha, quindi non penso che ci siano dei singoli che abbiano meritato più di altri. La nostra forza sicuramente è stata la forza, come torno a ribadire, del gruppo, di una squadra che esce uno, entra l'altro, cambia poco. E specialmente in Serie B, secondo me, questo è il segreto per potersi mantenere ad alti livelli, anche se penso che sia molto difficile rimanere molto in alto, perché ci sono delle squadre che probabilmente sono più attrezzate di noi, adesso sono in ritardo, ma alla lunga secondo me verranno fuori. Secondo me aveva già cominciato a dimostrarlo l'anno scorso, facendo la parte finale del campionato e dimostrando che poteva starci in questa categoria. Quest'anno secondo me sta confermando, grazie anche al lavoro di tutti i compagni, non solo della difesa ma degli attaccanti, dei centrocampisti, che è un portiere che è di sicuro affidamento. È una soddisfazione grande, perché quando uno come Pomini lavora per degli anni nell'ombra e si mette sempre a disposizione, vederlo premiato da determinate prestazioni fa molto piacere. Partita difficilissima su un campo difficile, sappiamo tutto, la squadra penso che sia pronta ad affrontare l'ultimo sforzo dell'anno, concentrata, andremo là a fare la nostra partita di sicuro, sicuramente faremo una buona prestazione, poi dopo se saremo fortunati avremmo anche il risultato, però la prestazione sono convinto che la squadra difficilmente la sbaglia. Adesso siamo a 36, mancano due partite difficilissime sicuramente, perché comunque da affrontare sono complicate, guardiamone una alla volta e poi vediamo un attimo dove riusciremo ad andare. Per adesso abbiamo eguagliato, mi sembra, l'anno migliore, che è stato quello di Pioli, con 36 punti, mi sembra, già andata, se non sbaglio. Sì, quindi mancano due partite, sono due partite difficilissime, però si è visto un Sassuolo molto tornato a quello dei vecchi tempi, dopo una leggera flessione durata non tantissimo, però sabato veramente in campo si è visto un Sassuolo, secondo me ha fatto una grandissima partita contro il Livorno, che era difficile da affrontare. L'anno scorso secondo me l'errore che abbiamo fatto è stato quello di caricare troppo tutto l'ambiente, i giocatori e lo staff, paradossalmente anche lo staff, ma di troppe pressioni, troppe cose che non era mai avvenuta a Sassuolo, perché avevamo vissuto sempre situazioni tranquille, avevamo sempre cercato di fare bene ma mai avevamo proclamato chissà quali risultati. L'anno scorso invece l'avevamo fatto e quest'anno abbiamo imparato anche dagli errori dell'anno scorso, quindi abbiamo tenuto i toni bassi, li teniamo tuttora, perché io penso che ci sono squadre dietro di noi che sono destinate, quando troveranno un po' di serenità e un po' di amalgama, sono destinate ad arrivare in alto. Noi proviamo a stare lì il più possibile, cerchiamo veramente di non caricarci di troppe pressioni, ma sappiamo che il Sassuolo adesso c'ha un valore importante e difficile da proseguire fino alla fine, ma ci proveremo sicuramente con tutte le nostre forze. Vanno elogiati tutti, vanno elogiati i nuovi, perché comunque sono stati bravissimi a entrare in sintonia con una società, una squadra già affermata da tanti anni e a capire quello che magari l'allenatore voleva. E i vecchi, perché stanno veramente trascinando questo gruppo in maniera determinante, sono ragazzi stupendi, noi poi li conosciamo da tanti anni, però ogni anno penso che ci stiano stupendo, perché stanno tirando fuori ancora nuove energie dopo tanti anni ai vertici delle varie categorie, perché questa squadra era ai vertici della C2, poi della C1, poi adesso della B, quindi veramente i vecchi stanno dando qualcosa che anche a noi ci stanno stupendo giorno dopo giorno. È un allenatore molto esigente, ma anche con se stesso, e di conseguenza quando poi è esigente con i ragazzi, con i giocatori, con noi dello staff,
è molto più facile, tra virgolette, assecondarlo, cioè impegnarsi per far sì che tutto fili liscio, perché vediamo che lui c'è una grande passione, una grande voglia, un grande studio, e di conseguenza ci invoglia anche a noi mettere a disposizione a lui tutte le nostre, la nostra professionalità, il nostro tempo e la nostra esperienza. Quindi per me è un anno molto gratificante sotto tutti i punti di vista, anche sotto l'aspetto è il primo anno praticamente che faccio l'allenatore in seconda, e di conseguenza sto facendo un'esperienza enorme e sto cercando di portare tutto quello che ho, e penso anche al resto dello staff, tutto quello che abbiamo maturato negli anni qua a Sassuolo stiamo cercando di dare e riportare a lui. Come abbiamo preparato le ultime partite, che sono state molto intense a livello di preparazione settimanale, uguale prepareremo questa. Sappiamo che è l'ultima, quindi questa settimana è un po' particolare, perché ci sono le feste, c'è già il Natale, cerchiamo di bypassare tutti questi, magari queste sensazioni, perché dobbiamo stare veramente concentrati su questa partita difficilissima, vengono da un periodo difficile, tanto che c'è un ennesimo allenatore che è un pochino sulla graticola, cosa che ci è già capitato quest'anno, e a volte ci hanno fatto anche degli scherzi quando magari si trovano squadre che devono lottare anche per l'allenatore, possono dare anche qualcosa di più, quindi dobbiamo stare attenti anche a quello, però poi penso che andremo a Reggio Calabria a mettere le nostre armi in campo e poi vediamo come ne usciremo, sperando sempre di fare una buona partita.